Le api esistono su questa terra da milioni di anni. Negli ultimi 20 anni stanno scomparendo. Alcune specie selvatiche si sono già estinte. Ecco, di quelle estinte, ormai noi possiamo parlarne, ma solamente dicendo c'era una volta. Spuntare ai primi di febbraio annunciava il risveglio della terra e di tutto quello che vi cresceva sopra. Da quel momento percorrevano affaccendate e sonore tutti i profumi della campagna. Gocce di luce, gocce di luce, gocce di luce. Danzavano. Si fermavano, ripartivano, ritornavano a centinaia, a migliaia, si poggiavano sui fiori ma senza sgualcire i petali, come a dargli mille, mille baci. E poi giù a capofitto con la testa dentro la corolla, il posteriore scodinzolante dalla contentezza che a guardarle da fuori sembrava che ridessero e che con loro ridessero anche i fiori. Trasportavano parole d'amore da un fiore all'altro. Trasportavano parole d'amore da un fiore all'altro. E nel seme di quelle parole c'era il mistero della creazione che faceva rinascere continuamente la vita in quegli amanti senza gambe incatenati alle proprie radici. Ogni giorno facevano centinaia di voli tra i campi e la propria casa, ma con una fedeltà incrollabile. Intere famiglie al lavoro sui meli, altre sui mandorli, acace, castagni, mille fiori imperterrite, ostinate, non si fermavano mai. I campi agricoli, quindi i frutteti o anche i campi di girasoli, i campi di erba medica, vengono trattati con pesticidi, insetticidi, anticlitogamici, e quelli sono tutti poi veleni che ci portiamo nel piatto, è tutta roba che ci mangiamo, impolliniamo pesche, mele, albicocche, ciliegie, zucchine, cocomeri, meloni, insomma il 90% della frutta che ci mangiamo ha bisogno dell'impollinazione delle api. Quella frutta non è viva, quella frutta non può trasmettere vita, non può essere cibo vero che ci nutre. È finto in ogni sua parte, è finto perché viene trattato continuamente, è finto perché la varietà che è stata scelta, anche lì attraverso una selezione a tavolino da parte dell'essere umano, ha premiato delle caratteristiche che non hanno niente a che fare con la natura, neanche con la nutrizione. Non abbiamo premiato la frutta che contiene più vitamine, che contiene più sali minerali, abbiamo premiato la frutta più grossa, più bella. Giorgio Celli diceva che
la mela perfetta, rotonda, liscia, grande, che però non ha di niente, lui la chiamava la pornomela. Frutta bella esteticamente, gonfia, senza sapori, senza nutrimento, senza vitamine. E così le api possono fare da testimone, perché hanno questa eccezionale cosa che tu metti una schifezza in natura e le api che visitano un territorio enorme, fanno milioni, miliardi di micro prelevamenti su questo territorio enorme di tante sostanze, sono così fragili, le api il giorno dopo che tu hai messo sta schifezza ti dicono c'è un problema. Quindi al di là della morte delle api è la morte dell'alimentazione, questo tipo di agricoltura. Io non mangerei quella frutta là. Ti mangi la roba che c'è scritto che cos'è, poi dici vabbè mangio questo perché c'è scritto sopra, ma se chiudi gli occhi e poi mastichi non capisci molto bene secondo me che cosa stai mangiando. Anche come nutrizione, come mangiare, una cosa maturata, attaccata all'albero o attaccata nella pianta, lasciata lì a maturare. Ma ti nutre molto, anche se spendi 50 centesimi in più, però ti nutre 10 volte di più di una cosa che non c'ha niente dentro, che mangi perché mangio una mela, ma non c'è niente dentro, non c'è zucchero, non c'è sapore. Mangio una bella scodella di fragole, arrivo a mezzogiorno che non ho più fame, lì no, mangi, ti riempi lo stomaco, ma non hai nutrimento, secondo me. Dopo. Mentre se ti abitui a mangiare le cose che sono di stagione, maturo al punto giusto, come deve essere, hai un risultato anche tu come salute. Dopo io non sono un dottore, non lo so. Perché tutto quello che finisce sulle lucciole, le farfalle, le rane, i pipistrelli, finisce anche nei nostri piatti, nei cibi che mangiamo tutti i giorni, mangiamo frutta, piante, animali. E siamo proprio sicuri che questi pesticidi non colpiscano anche il nostro organismo. Colpiscano anche il nostro organismo. L'apparato riproduttivo, le vie respiratorie, il sistema nervoso, le difese immunitarie. Ma chi è che ci dice che queste molecole sistemiche non siano come un cancro, che non si vede, ma c'è? E che ci mangia da dentro, poco per volta, anno dopo anno, generazione dopo generazione, sistematicamente. Delitto perfetto. La verdura che chiude, che fa il caspo così, i cavoli cappucci, le lattughe, moltissime lattughe fanno chiudono così. Quando pianti la piantina, cominciano a chiudere quasi subito, allora ci si nasconde dentro un insetto e ti comincia a mangiare, ti fa un po' di danno, non ti rovina la pianta, ti fa un po' di danno. Te basta che quando la mangi tiri via quel pezzo che è consumato, quell'altro te lo mangi. Nel convenzionale ci danno il Confidor, si chiama, è un prodotto che lo dai o per manichetta, è un prodotto sistemico che va dentro nella pianta, in circolo. Adesso non so il principio attivo qual è. Quello lì, qualsiasi cosa che passa sopra quel coso lì, che provo di sentire anche da una piccola masticata, si secca e muore. Per cui per un mese quella pianta lì è protetta da qualsiasi insetto. Un'insalata che dura 40 giorni poi la devi raccogliere, che cosa porti sulla tavola? Un mucchio di veleno, perché è imbottita di veleno. Io se vado fuori a mangiare una cosa che non mangio di sicuro un piatto di insalata, perché è veleno, quello lì è veleno. Quel prodotto lì lo danno come dare il sale dappertutto. Qualsiasi cosa, ma c'è un bestiolino, dagli il Confido. Vedrai se lo metti a posto. Georg, lascia stare la zappa, devo dirti una cosa importante. Signorino, non posso. Se non zappo non raccoglierò il mais quest'anno. Georg, quello che ti sto per dire rivoluzionerà la tua vita, rivoluzionerà la vita del contadino e dell'uomo. Non dovrai più lavorare così tanto per avere così poco, diventerai più ricco, Georg. I tuoi figli avranno un avvenire migliore. Georg lasciò la zappa. Guardò il signor Liebig. Georg. Il mais si nutre di quello che trova nel terreno, lasciandolo più povero. Ma se noi aggiungiamo nel terreno quello che manca, potremo coltivare sullo stesso campo sempre la stessa pianta. Mais, Georg? Anno dopo anno, generazione dopo generazione, sempre mais.
per sempre. Mi sono reso conto che noi agricoltori oggi siamo i primi assassini della fertilità di domani, di quella del dopodomani. Oggi noi, nelle nostre campagne, facciamo come se noi umani pigliassimo tutti i giorni antibiotici. Cioè, e dopo l'antibiotico un po' d'aspirina, poi un po' di cortisone, perché dobbiamo tenere a bada le pesti, no? In realtà, lo sappiamo, se tu usi gli antibiotici, allevi le pesti, le rendi resistenti e oggi noi dobbiamo, è necessario reagire. In un terreno continuare a fare la stessa varietà, anche questo è vai contro la natura. Cioè la natura da sola ha altre regole, lì vuole la diversità, vuole che vicino a una pianta non cresca la sua figlia, che cresca la figlia dell'altra, perché così non competiranno per le stesse sostanze. E tutti questi meccanismi bisogna conoscerli per poterli non sconvolgere, perché ne avremo un beneficio. Posso avere un equilibrio maggiore perché il primo afide per esempio viene fuori nel pesco, dopo poco lì arrivano i predatori. Quando arriva l'afide nel melo ci sono già i predatori che si sono riprodotti sul pesco perché c'erano già gli afidi, non faranno altro che traslocare nella fila accanto perché lì accanto ho dei meli. Cioè, ecco, quindi la varietà dei frutteti mi porta un aiuto agronomico proprio. Oppure si usano i pesticidi con i quali si risparmia tempo, si fa meno fatica, si ha più guadagno. Si risparmia tempo, si fa meno fatica, si ha più guadagno. E allora? Anno dopo anno, generazione dopo generazione, pesticidi e ancora pesticidi. Oggi da scegliere tra 1500 tipi con più di 40.000 nomi diversi, ma più usi i pesticidi, più i parassiti si rinforzano, secondo la FAO. La specie di parassiti resistenti ai pesticidi erano solo 7 nel 1932, ma erano già arrivati a 600 nel 1986. E allora? Più si rinforzano e si moltiplicano i parassiti, più potenti devono essere i nuovi pesticidi. Ed ecco che negli anni 90 fanno il loro ingresso in scena i neonicotinoidi, il pesticida della nuova chimica fine, un pesticida moderno e intelligente. Giorgio Selli prevedeva, prendendosi paurosamente, quelli che sarebbero stati gli effetti dei neonicotinoidi, che sono i nuovi insetticidi sistemici in grado di avvelenare una pianta per almeno 40 giorni in ogni sua parte. Entrano nella linfa vitale della pianta e l'avvelenano in tutte le sue parti. Lui aveva previsto che i neonicotinoidi sarebbero state delle bombe nucleari a lento rilascio, che avrebbero sconvolto gli ecosistemi e che avrebbero portato a conseguenze quasi inimmaginabili su tutti i cicli vitali. Giorgio Selli è morto, le ricerche sono continuate e le ricerche hanno dato ragione all'intuizione di Giorgio. I neonicotinoidi sono delle bombe nucleari a lento rilascio, avvelenano le piante, avvelenano la frutta che ci mangiamo, uccidono le api e tutti gli insetti impollinatori, penetrano nel terreno, avvelenano la flora spontanea, penetrano ancora di più nel terreno, arrivano nelle falde acquifere dove rimangono per anni. Dopo anni troviamo insetticidi sistemici dati 4-5 anni prima su quel terreno, li troviamo nelle falde acquifere. Quelle falde acquifere poi riforniscono i nostri acquedotti oppure riforniscono anche i campi. Quindi di questo passo io mi ritroverò ad irrigare con un'acqua già contaminata, anche se non volessi più usare i neonicotinoidi. Queste molecole, oltre a essere bombe dal punto di vista dell'efficacia, cioè moltiplicano per ogni grammo la loro efficacia biocida, in più sono persistenti, basta che non siano esposte al sole. E di fatto negli Stati Uniti l'Agenzia Federale ha fatto un monitoraggio delle acque delle grandi regioni di coltivazione, il Mississippi, il Missouri,
E cosa ha trovato nell'acqua? Ha trovato pieno di neonicotinoidi, che in quantità tali che uccidono tutti gli organismi sotterranei. Allora, questa è agricoltura, questo si chiama sterminio, questo si chiama Hiroshima della natura. Queste molecole sistemiche moderne e intelligenti sono altamente tossiche e solide. Permangono nel terreno e non si degradano. Durante la semina, una parte di neonicotinoidi si sfarina dalla superficie del seme del mais, si disperde nell'aria, si mischia alle nuvole di terra sollevate dal trattore e si posa su tutto quello che c'è lì intorno. Uccelli, insetti, piante, fiori, terreni, sprofonda nelle falde acquifere e via verso il mare, abbracciando mortalmente uccelli, insetti, piante, fiori, terreni, ma poi anche anfibi, pesci, molluschi, anno dopo anno, generazione dopo generazione, sistematicamente, meno ostriche in Francia, meno molluschi in Italia, meno lucciole, rane, farfalle, pipistrelli. Meno api negli alveari. Le api hanno testimoniato che questa agricoltura è un'agricoltura che distrugge gli stessi fattori vitali, gli stessi esseri che sono fondamentali alla produzione. Per fare il grano, come diceva la canzone, non è che ci basta il seme, ci vogliono i batteri nella terra, ci vuole una relazione fra gli esseri sotterranei e quelli di superficie, ci vuole qualcheduno che impollini, ci vogliono le farfalle, ci vogliono gli uccelli che spargono i semi. Questa è la vita, questa è la fertilità. Noi continuiamo, oggi noi agricoltori siamo dei distributori di biocidi. Mi sono posto il problema di dire, ma come faccio? Cioè, se io faccio agricoltura in questo modo, devo tenere i polli chiusi, avevo anche delle ane di agricoltura, perché se le mollo per il campo si avvelenano. E i miei figli cosa gli devo dire? Non andate in giro per il campo perché erano avvelenate? Cioè, mi sembrava un assurdo queste cose. Dal 2000 la moria delle api si è fatta sempre più grave. Nel 2008 solo in Italia si sono spopolati circa 600.000 alveari, più della metà di quelli esistenti. E gli apicoltori non capivano perché. Aspettavano il ritorno delle api dai campi? Ma come si aspetta il ritorno a casa di una persona cara? E quelle poche che vedevano arrivare? Erano persi, ubriache, in preda alla tarantola, affumate, come dicono loro. E poi le vedevano lì, morte stecchite, morte ammazzate. E non capivano perché. E quando mi sono ritrovato con le mie api che morivano e mi sono reso conto che non erano solo le api, io sono caduto in un buco nero di angoscia, perché era come la testimonianza visiva, e lo vedevano le mie api, ma lo vedevano il fatto che nella mia campagna non ci stanno più i passeri, che non c'è più il grazie Dio. E ci sono voluti anni, ma anni di solitudini, anni di studi, di racconti, di ricerche, anni di battaglie dentro e fuori le aule di giustizia per arrivare a dimostrare che più che le onde elettromagnetiche, i funghi o i parassiti sono i neonicotinoidi ad ammazzare le api. Anni. Davide contro Golia. We'll be right back.
è una ricerca indipendente che ha sottolineato tutte queste problematiche, che ha portato alla sospensione dei neonicotinoidi in alcune formule e su alcune piante, ed è una ricerca indipendente che ovviamente è molto ostacolata dal mondo ufficiale, sia della ricerca che del mercato. La ricerca indipendente va contro quelli che sono gli interessi delle grandi case farmaceutiche, che sono quelle che controllano il seme, che controllano i pesticidi da dare a quel seme, i fertilizzanti da dare a quel seme, molte volte controllano anche il mercato in uscita del prodotto finito di quel seme. Ovviamente alle case farmaceutiche, che sono le classiche, le più famose, questo è un gioco che porta tanti soldi, in qualche modo monopolizzano il mondo agricolo e rendono l'agricoltore o l'allevatore non più un libero lavoratore, ma un loro dipendente anche mal pagato, un loro dipendente che ha bisogno di essere rifornito continuamente da loro di quel tipo di seme che è stato selezionato perché la frutta è più bella o più grossa, ma la pianta è più fragile, allora quella pianta avrà bisogno di questo insetticida, di questo anticrittogamico e di questo fertilizzante prodotti dagli stessi. E quindi è un giochino che avvantaggia le grandi multinazionali che si occupano di chimica e di farmaceutica, ma rende l'agricoltore uno schiavo. Hanno messo le mani dentro al seme, non so come hanno fatto, che la prima volta nasce bello come dicono loro, la seconda, la terza, la quarta ci viene delle schifezze bestiali. Per cui se lo vuoi vai lì e paghi. Ogni anno c'era una pillola nuova da scoprire, una da provare. Pillole marroni per le radici, rosse per la crescita, gialle per il frutto e viola. Viola? Beh. Il viola è un bel colore e va di moda. Dicevano i venditori delle lunghe bretelle che ogni anno diventavano sempre più grassi, più grossi, più gonfi. Più cresceva il numero delle pillole, più cresceva il loro prezzo. Scusi? Potrei avere due pillole lievega a credito? Cioè, possiamo andare all'inizio, dai. Scusi, potrei avere due pillole lievega a credito? A credito? Sì. A credito non si dà niente. E io come faccio senza le mie pillole lievega? Tu mi vedi il tuo raccolto al mio prezzo, io ti do le pillole. E l'anno prossimo? Raccolto, sedie, tavolo, letto di casa tua e io le pillole. Ma così non mi rimane più niente. Allora, raccolto, sedie, tavolo, letto di casa tua e io le pillole. E poi? E poi? Poi? Pio, 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 pio. Poi farai debiti, come fanno tutti quanti, no? E su, andiamo. Musica. 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 Loro si fa così e basta, non c'è un'altra agricoltura, l'agricoltura è quella lì, andare al consorzio, farsi fare la ricetta, più roba ci dai, più nomi strani ci mettono, più ho fatto bene, e poi alla fine si mangia quel che si mangia, uno c'ha mal di pancia, l'altro ci gira la testa, un altro diventa allergico, anche i vecchietti nell'orto dicono, ne trovai uno un tempo fa che faceva una spesa al consorzio, poi mi serviva della corda, lui è venuto lì e fa... Allora ti sei messo a fare biologico, come per dire, mi sa che roba ciughi. Ho detto, ma oh, è l'unico sistema, perché se no qui ho finito che non ci salti mica fuori, ci mangiano, gli insetti ci mangiano noi dopo. Ah, ma sai che hai ragione, sai che hai fatto bene. Poi toccava a lui, fa un chilo di Confidor, c'ho dei bestiolini nell'orto da secondarmi. Hai proprio preciso. Neanche roba da vendere, da mangiare lui. Sì, sono assurdità, eppure ci sono. E oramai le informazioni che arrivano ai contadini sono veicolate tutte dai consorzi, che sono collegati in ogni caso ai grandi produttori di concimi chimici o di sementi. Nel momento in cui tu provi a fare un discorso di questo tipo, ti dicono, ma tanto la situazione è questa e quindi io come faccio a produrre se non utilizzo determinate sostanze, e quindi non c'è, con alcuni non c'è proprio possibilità di scambio, perché so, è come se vivessero in un altro mondo, quindi e non riesci proprio ad entrarci in comunicazione o in empatia. Con altri magari qualcosa riesci a scambiarci, però in ogni caso poi
far sì che quella persona effettivamente cambi il modo di fare agricoltura è veramente difficile, ma per questo ci pensate voi con lo spettacolo e quindi insieme qualcosa riusciremo pure a fare. È bravo il mio Davidino, eh? Cosa vogliamo fare, Davidino? Chiudere le aziende? Mandare i terreni in vacanza alla gente, a casa a far la fame? Le nostre eccellenze, i nostri prosciutti, i nostri formaggi, ai nostri consumatori, non ci pensiamo. I pesticidi sono vitali. Senza sarebbe la catastrofe. 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 I meloni crepati, quando porti i meloni, la gente dice: ah, ma è crepato, è rotto. Ma quando si rompe è perché è migliore, è pieno di zucchero. Oh, e dai una volta, e dai due, adesso quando vedo, oh, ma me lo dai rotto perché l'altra volta era più buono. Beh, cose che se porti a qualsiasi mercato te le buttano nel rusco, non ti fa neanche entrare. Pomodori, se li porti come li vendo io, non li voglio neanche vedere perché devono essere verdi. Io li dovrei raccogliere appena con qualche striatura, ma appena. Se un pomodoro è mezzo rosso, è da cacciare via, non è più commerciabile. Poi dopo la gente lo mangia che non sa da niente, perché è matura nel negozio, e dopo dico: ma i pomodori quest'anno non sono buoni. Non sono buoni perché non sono pomodori, lasci che diventano pomodori, lasci che attaccata alla pianta. Lavorai anni fa in uno stallone che c'avevano 400 tori, ma in 8 mesi dovevano andare fuori, passavano da 3 quintali a 8, ma se stavano lì un anno era già una rimessa, non conveniva più. Quelle bestie che non crescevano abbastanza mangiavano per niente, insomma loro non ci guadagnavano. E io faccio i vitelli, ci do la mia roba, ci do del mais, dell'orzo, della crusca, niente soia perché è tutto GM, tutto. E vedo che ci metto 2 anni a farli venire, 24, 22, 24 mesi, cominciano a venire pronti. Ma i miei girano fuori, girano nel fango, girano, insomma la carne, anche quelli che comprano la carne da me, la comprano molto, sentono che c'è differenza. Eccola, la catastrofe. Tutta salute. Se qualcuno ci osservasse dall'alto, si domanderebbe: ma cos'è che guida l'essere umano? Ma dove sta andando? Cos'è questo suo progredire che decapita le montagne, prosciuga le fonti, trasforma i fiumi, desertifica le valli? E avvelena quel proletariato invisibile fatto di piante, animali, insetti, vermi, funghi, muffe, batteri, microorganismi da cui dipende la nostra vita su questo pianeta. Io rappresento circa 300 produttori apistici e sono tutte persone che lavorano con le api. E noi siamo tra i primi che si accorgono poi del fatto che c'è qualcosa che non va in questo modello di agricoltura. Un'agricoltura che col modello agricolo imperante che ci viene proposto nel primo mondo, nel mondo occidentale, fatto di monocultura in successione, fatto di un uso massiccio e spesso sconsiderato della chimica, è un modello che non ha futuro. Siamo molto schiavi dell'oggi, ma non stiamo pensando che i nostri figli, i nostri nipoti dovranno vivere su questo mondo e dovranno per forza cibarsi di quello che la terra riesce a dare loro. Questo modello agricolo io penso che sia destinato ad implodere. Qual è il problema per loro? Che
c'è bisogno di produrre di più perché i costi, cioè perché il prezzo del loro prodotto che riescono a ottenere è sempre più basso e devono sempre aumentare invece la produzione. Cioè, quindi non c'è ancora la consapevolezza di dire che la strada è proprio sbagliata. C'è stato un rifiuto nel passaggio dalla società contadina alla società, diciamo, borghese industriale, dove i contadini sono rimasti un 10%. I pochi che sono rimasti si sono vergognati talmente della loro cultura che l'hanno proprio assolutamente abbandonata. Cioè in Romagna non trovi più un ragazzino che capisca il dialetto. Quindi adesso, in questo momento, principalmente faccio vigna, in parte trasformo, in parte la vendo come uva, e poi dopo adesso mi posso dedicare a tutti quei ciappini, cacchi secchi, le pere volpine, le pere broccoline, tutte varietà vecchie, anche poi nel vigneto, vado a recuperare vecchie varietà. Mi piace, per dire, lo faccio anche nel campo dei balli che si facevano, dei balli contadini, dei balli popolari contadini che c'erano. Quindi ci divertiamo anche a riballare quello che si ballava i nostri bisnonni, ormai bisogna dire, perché adesso ormai delle persone da cui attingere non ne becchiamo più. E questo non vuol dire ritornare indietro, vuol dire andare avanti su delle radici un po' salde. Rischiamo di non trovarle poi più, cioè certe cose abbandonate non le ritrovi proprio, quindi la biodiversità, che può essere genetica, agronomica o musicale, cioè certe cose se le abbandoni non sono secoli e secoli, millenni di culture che dopo non è che le puoi andare a ripescare così facilmente. L'agricoltura è sfruttamento delle risorse naturali, quindi però ecco, proprio per sfruttarle bene non le puoi schiacciare, non le puoi rovinare, perché ti dai la zappa sui piedi. Un giorno l'uomo dimenticherà l'arte di prendersi cura della terra e dei suoi frutti, per seguire i consigli di persone ignoranti e miopi che lo convinceranno a riporre le sue speranze in rimedi universali che non esistono in natura. I concimi chimici non sfameranno le bocche di chi ha fame, ma renderanno la terra sempre più bisognosa dell'uomo, quando invece la terra ha sempre fatto da sé. L'idea di coltivare sullo stesso terreno sempre la stessa pianta è assurda. E io ho contribuito a tutto questo. Ho voluto migliorare l'opera di Dio, credendo che mancasse un anello nella meravigliosa catena che lega la vita alla terra, ho provato a crearlo. Ma per la vita sulla terra basta il sole, le piante e la terra, se vengono lasciate a se stesse, sanno come fare. Purificano, liberano, trasformano le sostanze che servono alla vita. Il principio della vita è così chiaro che mi rimane lo stupore di non averlo scoperto prima. E adesso sarà un'impresa di equilibrismo con le file così lunghe, perché l'anno scorso avevamo le file tutte più corte. Io avevo paura di iniziare questa cosa qui, perché io non avevo mai fatto un orto, mai coltivato un pomodoro. E pian piano abbiamo cominciato a fare un orticello, allora prima un pezzettino qui, poi allarga un po', poi un altro po', e pian piano siamo arrivati a occupare un po' tutti i campi che abbiamo a disposizione. Quando andiamo ai mercati e le persone sono contente di quello che gli stiamo portando, di quello che stiamo vendendo, è un grandissimo appagamento. Lo stupore è la quantità di lavoro che ci sta dietro a tutto questo, perché è immenso. Abbiamo un prodotto che la gente dice, ma a noi da quando veniamo da voi ci dura una settimana tranquillamente, perché all'inizio sono preoccupati di dire, ma come, ci siete una sola volta alla settimana? Poi dopo cominciano a dire, ma ci dura tanto. Per forza, noi l'abbiamo raccolto il giorno stesso, al massimo il giorno prima. Cioè spesso arriva sui banchi che è stanco già da una settimana il prodotto fresco, per dire. Hai il riscontro diretto del tuo lavoro, cioè alla mattina hai raccolto, al pomeriggio sei andata a vendere, vabbè, a parte la parte economica che hai incassato, però hai anche la persona che ti dice, oh, era buona questa verdura, era
no? Che è ritornata. Sì, e quello ti dà subito l'appagamento, no? Cioè la fatica viene subito appagata. Azioni concrete nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, ne possiamo fare tutti e diventano importanti nel momento in cui c'è una coscienza collettiva di un problema e una volontà collettiva di volerlo risolvere. E quindi piccoli gesti, se poi allargati a moltissima gente, a moltissime persone, a una moltitudine di persone, diventano di una forza dirompente. Questi piccoli gesti possono tradursi, ad esempio, nel consumo di prodotti agricoli che non sono stati fatti attraverso l'utilizzo massiccio della chimica, attraverso la sofferenza degli animali, attraverso tutte quelle pratiche che non lavorano per il domani dei nostri figli, ma che sono semplicemente schiavi degli interessi economici di oggi. Non puoi andare a prendere un melone per Natale, puoi dire, ma non è neanche tanto speciale, però faccio un melone per Natale, ma cosa vuoi mangiare? Ecco, la raccolta, quando in luglio, agosto raccogli proprio a piene mani, porti su ste casse piene col trattore, così, dici, oh! Sono quelle cose che ti danno una carica, che tu ti riprendi, recuperi. E recuperi e parti, no? Quindi, sì, avendo fatto l'altra vita, diciamo, non ci torno, no. Io che ho fatto sia l'uno che l'altro, non tornerei mai più a fare quello che ho fatto prima, perché è una tragedia. Eccola, la catastrofe. Tutta salute. L'ape è la solitudine dell'ape. Dice la sua età, è una consuetudine che apre per la vita squarci di vita. Bruciate le ali, piange la solitudine che ci fa uguali, tanto che la si può dire unità. Grazie. Ormai sei grande. Ormai sei grande. Vieni qua. Qua. Io dico bene. Che cazzo, ben preso, preciso, cazzo lo fa. Il padre è cattivo, non ride, capito? Aspetta. Vieni qua. 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 Ne veniamo fuori. Io lo dico per il tuo bene, cambiare aereo ti gioverà. Ora te ne vai a stare dal tuo zio farmacista che vive in città. Aspetta. Eccolo. Fai sempre un passo alla volta. Perfetto. Poi vieni qua con me, facciamo insieme. Oddio, fai sempre un passo alla volta. Bravo. Adesso andiamo insieme.